Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi vi porto una nuova review di un giocatore uscito ieri sera. Sto parlando di William Saliba, Toti Mentions SBC. Andiamo a vedere insieme qual è il rendimento di questo giocatore, lo analizziamo per bene e soprattutto poi andiamo a fare un confronto con quelli che sono i suoi principali competitor in un ruolo, quello del difensore centrale, che ormai è diventato veramente tanto affollato. Per analizzare questo difensore voglio andare ad utilizzare due elementi che conosciamo benissimo, ovvero FootBin e Foot.gg. Perché questi due siti? Credo che siano i due siti migliori per esprimere dal punto di vista grafico e visivo quelle che saranno le mie parole, quindi anche per dargli concretezza, in maniera tale che potete seguire il filo del discorso che andrò a fare su questo difensore centrale. Partiamo innanzitutto dal prezzo, perché costa 988.000 crediti. Una carta che quindi praticamente vi portate a casa con un milione, 6 sfide da completare e che durerà 14-15 giorni. Un giocatore di overall 88, quindi neanche un giocatore con un overall pazzesco, 85 di velocità, 45 di tiro, 76 di passaggio, 81 dribbling, 90 difesa, 87 fisico, playstyle plus del procione, ovvero il gioco d'anticipo. Analizziamolo poi fisicamente, perché è un giocatore di 1,93 m che pesa 85 kg con body type high get average, quindi è bello piazzato fisicamente, perché ad esempio non è un Militao che è secco e lungo, ma questo è lungo, è bello doppio in game, quindi questo si sente tanto in fase difensiva, è una prerogativa che io di solito tendo a preferire. Poi per quanto riguarda le statistiche abbiamo 80 di accelerazione e 89 di velocità scatto per un giocatore che ha come stile di corsa il lenti, per cui sentiamo molto di più la velocità scatto rispetto all'accelerazione, che però ovviamente essendo 80 ci dà una grossa mano, ci dà un grosso aiuto, insomma ci piace come statistica. Ed effettivamente questo giocatore è un giocatore rapido, è un giocatore rapido sia palla al piede sia quando deve scappare all'indietro per poter inseguire attaccanti che magari gli sono partiti alle spalle. Statistiche di tiro che non ci importano quelle di passaggio, perché 91 di corto e 84 di lungo possono comunque tornare comodi in fase di impostazione per far ripartire la nostra azione e andare dritto su un centrocampista magari con un deep pass. Per quanto riguarda il dribbling invece ignoriamo come al solito agilità ed equilibrio, perché su giocatori così alti lasciano un po' il tempo che trovano, poi in game non sono mai 55-65, ma quello che ci importa è il 92 di reattività con 89 di freddezza. In particolar modo la reattività fa sì che questo giocatore con l'L2 si muova veramente molto bene, aiutandoci tanto in quella che è la fase di temporeggiamento, quando vogliamo poi magari o intercettare un passaggio o andare cattivi con un contrasto. Per quanto riguarda le statistiche di difesa, ragazzi, 88 di intercetto abbinato al 1,93 m di altezza è incredibile, 91 la mentalità difensiva che gli permette di poter fare tanti interventi automatici, 93 di contrasto in piedi, 89 di scivolata. Anche qua, in particolar modo, il contrasto in piedi, aiutato da quello che è il playstyle plus del procione, si sentono veramente tanto, molto molto preciso questo Saliba negli interventi e nell'andare a recuperare palla. Abbiamo poi un 92 di salto, un 92 di forza e un 88 di aggressività. In particolar modo il 92 di forza e l'88 di aggressività molto bene, ma anche il 92 di salto, visto che manca il playstyle del gioco aereo, essendo un giocatore di 1,93 m con quella statistica lì, insomma ci va bene. Lo stile intesa consigliato in questo caso è ombra, per boostare ulteriormente velocità e statistiche difensive, tanto per quanto riguarda l'aggressività ci interessa relativamente, visto che già c'ha dei parametri incredibili. Quello che però ovviamente di questo Saliba come valutazione non tecnica noi andiamo a fare è relativo a quelli che sono i suoi competitor, perché tutto molto bello, questo Saliba a noi piace perché il rendimento in game è quello di un ottimo giocatore, perché poi anche playstyle abbiamo l'intercetto, l'L2 bianco, abbiamo il bruiser, ovvero il mastino, che lo rende molto efficace anche con la difesa avanzata quando schiacciate la X per andare a dare le spallate, e poi il power header. Per cui parliamo di un giocatore che, insomma, fatto suo lo sa, però io onestamente non capisco con queste menzioni che stanno combinando. Mi sono pronunciato in maniera molto forte su Modric, che costava 5 volte praticamente la sua versione migliore, quella Champions, che era sul mercato. In questo caso probabilmente è stato fatto molto peggio, perché andiamo a guardare, come vi dicevo, il costo che addirittura con le oscillazioni è arrivato anche già a più di un milione rispetto a quello che è, ragazzi miei, Saliba nella sua versione base. E voi mi direte: perché
mi stai paragonando un giocatore 88 appena uscito con la sua versione base. Ebbene, questa versione qui di Saliba costa 10.000 crediti. E siamo tutti quanti d'accordo su questo. Qualche tempo fa, ed è ancora attiva, una evoluzione ci ha permesso di poter far diventare questo Saliba 87. Nella sua versione con Playstyle Plus L2 e quindi non più Procione, che però nella carta rimane nella sua versione base, per cui comunque lo andiamo a sentire. E quindi questa evoluzione, essendo gratuita, ci permette di avere questo Saliba con 10.000 crediti. E questo Saliba qui, amici miei, se noi lo andiamo a comparare con il Saliba appena uscito, tralasciando appunto i playstyle perché sono identici, cambia giusto il colore, perché qui in questo caso abbiamo il plus del jockey e qui il plus del procione e l'aggiunta del mastino, che è un'aggiunta marginale. La velocità è impressionante, perché 80 e 80, 89 e 89, quindi pressoché speculare. Qui in questo caso abbiamo un giocatore che pecca leggermente rispetto alla nuova versione nei passaggi, perché ha 87 di corto e 80 di lungo, mentre qui abbiamo 91 di lungo e 84 di corto. Ma insomma, per un difensore centrale 87 e 80 vanno benissimo. 89 qui il controllo palla, 84 di qua, la reattività passa da 87 a 92 e questo pelino si sente, ma poi anche per quanto riguarda le stats di dribbling siamo lì. Statistiche difensive anche, abbiamo banalmente dei più 2 dalla versione 87 alla versione 88 e per le statistiche di fisico cambia semplicemente un punto di forza, 4 punti di stamina e uno di jumping, perché anche l'aggressività rimane 1. Quindi la conclusione già solo tra questi due qual è? Che piuttosto che andarmi a prendere sto Saliba nuovo a 1.000.000 dispari, ma ragazzi, ma io mi evolvo tutta la vita questo qua, da 83 mi diventa 87, so 10.000 crediti, se voglio un giocatore con quelle caratteristiche mi faccio quella lì. Per non parlare del fatto che se io ho tutta una serie di carte che comunque posso andare a buttare in questa sfida qua, lo posso anche andare a fare. Ma se io ho i crediti con cui dover andare a comprare carte che non ho per sbloccare sto Saliba, ma a me chi me lo fa fare? Perché oltre appunto alla sua versione evoluzione, questa carta c'ha pure altri due competitor molto diretti. E il primo è Vincent Kompany nella sua versione Champions League, che costa sul mercato 790.000 crediti, per cui quasi 300k in meno rispetto alla SBC di Saliba, ed è un giocatore altrettanto forte. Stessa altezza praticamente, stesso body type, anzi il buon Kompany io l'ho trovato leggermente più automatico rispetto a questo Saliba. Sarà forse la 92 di mentalità difensiva che è leggermente più alta, sarà forse un parametro di aggressività che sfocia nel 90 passando da 88, sarà lo stesso in questo caso 92 di reactions anche su Kompany che lo rendono un difensore d'elite. Per cui io perché devo andare ad investire tutto il mio capitale per prendere un difensore che al momento secondo me non è neanche il top del suo ruolo? Anche perché oltre a Rio, a Vincent Kompany, c'è Rio Ferdinand, che rimane tuttora un fenomeno, 600.000 crediti, anche lui 1,90, body type in questo caso unique, perché Ferdinand c'è un body type che ha solo lui, anche in questo caso è un body type bello piazzato fisicamente, 91 la mentalità difensiva. Qui pecchiamo leggermente di reactions rispetto agli ultimi due, però comunque abbiamo un'ottima forza, un'ottima aggressività, lo standing tackle, la scivolata, un po' più di stamina. Insomma, abbiamo tutta una serie di giocatori che vanno a dare fastidio a questa SBC di Saliba, che per me è prezzata nuovamente male. Ma fammelo leggermente diverso, fammelo con due playstyle, gli dai il blocco e il procione. Mi crei un'alternativa a Van Dijk, così me lo fai calare un po', che è andato al cap, manco fosse R9. Ma me lo fai costare pure 1.500.000 sto Saliba, te li do, ma pure 2 se mi crei una novità. Ma che tu mi prendi, ancora una volta, l'ultima carta praticamente disponibile di Saliba, che è quella Evo, e me la fai uguale. E in più mi ci cambi solo il playstyle e me la prezzi 10 volte tanto, anzi 100 volte tanto, perché da 10.000 a 1.000.000 sono 100 volte in più il costo.
Amici miei, questo Saliba per me è un grande skip. Ragazzoni, anche per questo video è tutto. Come al solito, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa sfida, se la sbloccherete, se siete d'accordo con il mio ragionamento. Io vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola e a me non resta altro che augurarvi una buona giornata, un saluto dal vostro Liberoschi e a presto. Ciao!